E corsa contro il tempo per gli operatori sanitari precari dell'ASL Lanciano Vasto Chieti. Il contratto scade il 30 settembre prossimo e circa 126 persone potrebbero andare a casa. Oggi il nuovo sit-in delle organizzazioni sindacali Nursind, Nursing Up, CGIL Funzione Pubblica, USB, sotto la prefettura di Chieti, Giuseppe Rucci, CGIL Funzione Pubblica. Questo è il quarto presidio che noi facciamo e purtroppo la cosa drammatica è che nessuno si degna neanche di darci delle risposte di merito, dove parliamo principalmente della Regione, dell'assessore alla sanità e del presidente della Regione. Perché queste persone ad oggi non è che stanno chiedendo la stabilizzazione, noi stiamo chiedendo delle proroghe in via del tutto eccezionale, determinate dal fatto che oggettivamente all'interno della ASL 2 continua a esserci bisogno di queste persone, poiché stanno definendo e completando le procedure di assunzione dello scorrimento della graduatoria. Devono queste persone smaltire ancora le ferie. C'è bisogno naturalmente di continuità assistenziale e di professionalità acquisite. Quindi dal nostro punto di vista ci sono tutti i presupposti affinché queste persone possano vedersi riconosciute delle proroghe che non solo coglierebbero oggettivamente la continuità assistenziale e rispondere alle esigenze che ci sono, ma in qualche modo a livello normativo riuscirebbero anche a maturare quel requisito che potrebbero esercitare nelle future assunzioni. I sindacati ribadiscono che questi operatori sanitari hanno lavorato alacremente, soprattutto durante la pandemia, e non si sono voluti risparmiare. Ora l'appello è anche al direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti Shell, Vincenzo Pace, Nursind. Ci dispiace prendere atto che l'azienda invece con molta probabilmente leggerezza, senza tenere conto di queste caratteristiche, le peculiarità di responsabilità e competenza che loro hanno maturato, stanno decidendo, facendo scelte un po' per noi discutibili, perché la proroga di questi lavoratori garantisce anche una migliore assistenza al cittadino, all'utente, al territorio. Quindi per noi la battaglia continua, siamo oggi dinanzi al prefetto, ma siamo fermamente convinti e determinati ad andare anche oltre se dovesse essere necessario, laddove il direttore generale non recede da queste posizioni estremistiche. Vie legali? Anche vie legali, sì. Intanto una delegazione dei quattro sindacati è stata ricevuta in prefettura.